Mister Capuano, è inutile sottolineare che questa vittoria con il Teramo è una vittoria pesantissima, uno scontro diretto che vale tantissimo anche in virtù della vittoria ottenuta all'andata. Sì, abbiamo battuto una squadra importante, rafforzata dal mercato, gli arrivi di Imparato, Amadio, tutta gente che era in categoria superiore, e il primo tempo ci hanno dato molte difficoltà. Diciamo che siamo stati bravi ad abbassare i due esterni, a cambiare struttura, a cambiare segmenti, e non era facile, soprattutto a spendere due sostituzioni tra il primo e il secondo tempo. Diciamo che siamo stati fortunati, ma soprattutto bravi nel variare sistema di gioco, nel non dare più punti di riferimento a loro sulle traiettorie. Penso che poi alla fine il secondo tempo ci ha visto protagonisti. Inutile però sottolineare che oggi a fare la differenza è stato anche l'ultimo arrivato, Diop. Ma questo enfatizza le scelte di mercato, è un giocatore che inseguivo da 3 anni, ci sono riuscito e quindi è normale, mi faccio i complimenti da solo. Possiamo dire che comunque è stata questa una gara un po' dai due volti, perché sì, nel primo tempo abbiamo visto sicuramente meglio il Teramo, che ha mancato anche delle occasioni, nella ripresa meglio voi ovviamente. Nella maniera più assoluta, il Teramo molto meglio il primo tempo, noi molto meglio il secondo tempo. Le chiedo proprio un giudizio sul Teramo, squadra costruita per raggiungere altri obiettivi, impelagata come voi nelle zone basse della classifica. Ma diciamo che noi, a differenza del Teramo, io quando sono arrivato c'era una situazione drammatica, no? E quindi penso che noi abbiamo portato una media di 1,80, quindi abbiamo una media altissima. Il Teramo ne verrà fuori, oltre perché secondo me ha un ottimo allenatore, perché è una squadra di grande qualità.